Mr. Student, siamo qui con Fabrizio Mancuso, organizzatore del concorso Startup World. Volevamo porre una domanda: su cosa verte il tema del convegno? Siamo qui stamattina per il secondo seminario del percorso di preaccelerazione del concorso Startup World. Stamattina parleremo della valorizzazione della proprietà intellettuale e abbiamo come ospiti lo studio legale Dragotti Associati che ci parlerà della valorizzazione della proprietà intellettuale in senso lato, quindi dal brevetto unico europeo alla valorizzazione in senso lato appunto riguardante anche i finanziamenti e il crowdfunding. Questo secondo seminario del percorso di preaccelerazione fa parte appunto di un percorso che arriverà fino a giugno e permetterà ai ragazzi di creare un business model per il Demo Day di giugno, in cui ci sarà la competizione finale e quindi sarà assegnato il premio al vincitore del concorso. Siamo con il professor Parente di Unisalab. Volevamo porre una domanda per quanto riguarda la valorizzazione della proprietà intellettuale. Professore, quanto conta la valorizzazione della proprietà intellettuale nel contesto tecnologico e dello sviluppo italiano? Beh, molto importante, un tema molto sentito oggi dalle università. Oggi si parla sempre più di terza missione delle università. Le università sono chiamate oggi a ovviamente a gestire la parte didattica e la parte di ricerca che fanno, come dire, rappresentano il core delle attività dell'università così come la conosciamo, ma oggi le università sono chiamate a fare uno sforzo supplementare nel cercare di valorizzare al meglio il frutto della propria ricerca. E quindi si parla di terza missione, e terza missione riguarda tutti i temi di trasferimento tecnologico. E nel trasferimento tecnologico la proprietà intellettuale è un asse fondamentale. Quindi è una tematica a noi di Unisalab sta molto a cuore e abbiamo voluto coinvolgere lo studio Dragotti, che è uno dei più importanti studi professionali in Italia che si occupa di proprietà intellettuale, perché avesse l'opportunità di sviluppare questo tema con i nostri studenti innanzitutto e poi con i ricercatori dell'università interessati a questa tematica. Professore, ci dica perché è così importante la protezione della proprietà intellettuale nel contesto tecnologico e dello sviluppo per quanto riguarda il piano professionale in un ambito, in un contesto come quello italiano. Beh, contesto come quello italiano, ma direi contesto a livello internazionale, perché la proprietà intellettuale ci consente alle aziende di lavorare in regime di esclusiva e quindi di avere un vantaggio nei confronti delle altre aziende, vantaggio che si ottiene attraverso l'innovazione, ma che poi una volta brevettata consente di lavorare da soli, senza avere concorrenti. Cioè, giusto per far due nomi, Dropbox e GoPro sono due spin-off che hanno brevettato la loro tecnologia e adesso Dropbox lo conoscete tutti. Perché è così famoso? Perché ha potuto lavorare in regime di esclusiva, è lo stesso la GoPro, quindi sono due strumenti, è uno strumento il brevetto che consente alle aziende di lavorare da soli e ovviamente poi tutto quello che c'è insieme al brevetto, cioè il marchio che dà un'identità al prodotto brevettato e potendo anche le sovvenzioni che Stato e Unione Europea danno alle aziende medio-piccole per sviluppare la tecnologia, innovare e brevettare. Quindi è un circolo di tre componenti che è fondamentale per consentire di lavorare in regime di esclusiva. Professor Barone, ci spieghi di cosa si tratta commissione integrata e brevetti spin-off per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale? La commissione brevetti spin-off e trasferimento tecnologico voluta dal rettore Tomasetti a settembre in realtà unifica due precedenti commissioni spin-off e brevetti, aggiungendovi il trasferimento tecnologico, che erano già praticamente operative in precedenza. Il rettore ha voluto in questo modo unificare, cercando di ottimizzare quelle che sono le risorse dell'Ateneo, tenendo conto che dell'importanza sostanziale di quelle che sono brevetti e spin-off per il futuro, sia della ricerca applicata, che fine troverà una valorizzazione nella formazione di nuove aziende e così via, o anche semplicemente nella cessione di brevetti, sia a livello di imprenditorialità accademica, perché in questo modo si potrebbero
formare nuove imprese all'interno, diciamo, dell'Ateneo. La Commissione quindi agisce su tre linee guida. Una riguarda la formazione, quindi sta cercando a questo punto, e vedo molto bene, essendo stato invitato dal professor Parente a questo convegno, iniziative di questo genere, perché sono fondamentali per la diffusione della cultura brevettuale e della cultura del trasferimento tecnologico in Ateneo, perché in fondo i giovani devono venire a conoscenza tutte queste attività per poter poi anche entrare nel mondo imprenditoriale, cioè essere lo stesso imprenditore oppure fare ricerca applicata. L'altro settore della quale essenzialmente la Commissione si occupa è quello della brevettazione, nel senso che sta cercando di facilitare a livello legale, a livello di contatti, a livello di facilitazione in generale, quelle che sono le procedure di brevettazione, quindi la protezione di quelli che sono i risultati della ricerca applicata dei ricercatori dell'Università di Salerno, e col trasferimento tecnologico di cui il delegato, il rettore, il professor Campiglia, che partecipa alla commissione, sta cercando di incontrare il mondo del lavoro a fine di facilitare quelli che sono i contatti tra l'università e il mondo del lavoro, che voi sapete benissimo che un brevetto innanzitutto deve essere fatto bene per avere un valore legale, un valore imprenditoriale, brevetto e marchio, come ho spiegato Dregotti associate prima di me, ma deve essere anche reso noto, e bisogna percorrere quel miglio di strada che collega l'idea, fondamentalmente inizia nel brevetto, con l'impresa, quindi con il prodotto commerciale, che non è facile e che attualmente è in fase, diciamo, di sviluppo, tant'è vero esistono moltissime iniziative, perché questo passaggio ancora, diciamo, non è chiaro, e molto può essere legato a quelle che sono realtà locali, diciamo, locali territoriali e locali dell'Ateneo. Quindi a questo punto noi stiamo cercando di fare del nostro meglio in questa direzione, però sarà molto importante, e sto cercando io proprio Presidente della Commissione, di avere una collaborazione trasversale da tutte quelle che sono le componenti dell'Ateneo, perché soltanto, diciamo, muovendoci tutti quanti assieme possiamo riuscire a produrre risultati che siano utili per l'Università di Salerno, il Valle dell'Università di Salerno, e per il territorio, diciamo, le imprese.